Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua su Gaming Galaxy. Come sempre, video guida su Monster Hunter World. Come sempre, mi metto in posa con la mia bellissima arma che mi piace un casino, quella del Safi. E come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video e contenuti. Oggi guida sull'equipaggiamento, o meglio sulla cassa oggetti e quello che bisogna portarsi dietro di fondamentale per poter affrontare qualsiasi caccia. Ma prima di tutto, intro. Eccoci quindi alla cassa e all'organizzazione dei nostri bellissimi oggetti. Ignoriamo totalmente quello che può essere l'equipaggiamento indossato, quindi questo è un'organizzazione oggetti per qualsiasi tipo di arma, che va dalle balestre a le spade, ai martelli, ai corni da caccia, cioè tutto quello che bisogna portarsi dietro per affrontare una caccia al meglio. Sicuramente ci saranno degli oggetti che potranno essere interscambiati, come per esempio potremmo prendere le scaglie per poterci curare al posto delle nostre fiaschette di cura, ok, delle pozioni di cura, ma per quanto riguarda, diciamo, gli elementi base che compongono un'organizzazione degli oggetti, sono pochi e ovviamente sono pochi, in realtà sono tantissimi, e ovviamente sono praticamente tutti utilissimi. Andiamoli comunque a vedere. Bene, eccoci nella nostra borsa oggetti e chiaramente eccoci in quello che è tutta l'organizzazione che si può avere all'interno di questo gioco. Cioè una miriade di oggetti che si possono portare dietro all'interno della propria borsa durante le cacce. Terre guida, cacce, taglie, assalti, qualsiasi cosa che non riguardi la zona come Siliano o Astera, che ovviamente sono zone franche dove a noi la borsa degli oggetti non ce ne può fregare assolutamente di meno. Bene, andiamo a vedere comunque e a capire il perché bisogna portarsi dietro questi oggetti. Quelli che vedete ovviamente sono gli oggetti base che bisogna avere, almeno per me, per quanto mi riguarda, è sempre una cosa soggettiva, ma diciamo che dopo quasi 700 ore di gioco questi sono gli oggetti che ho ritrovato più utili e quindi ve li porto anche a voi. Ripeto, questi sono gli oggetti che io normalmente mi porto dietro all'interno della mia borsa. Normalmente ho anche la polvere da sparo e le noci esplosive o le fendibacche, perché devo ovviamente ricaricare, io sono un balestriere quindi devo ricaricare i proiettili che consumo, ma tralasciando questo semplicissimo fatto, e magari lo metto come un più per i balestrieri a fondo del video, questi sono gli oggetti che in caccia sono sempre utili, a parte per i draghi anziani. Che ovviamente le trappole non servono assolutamente a niente, perché come tutti sappiamo le trappole valgono soltanto per i mostri comuni e non per i draghi anziani, che ne sono immuni e soprattutto non si possono catturare. Tutti questi oggetti servono per rimanere in vita, aumentare il proprio attacco, la propria difesa, o comunque essere utilizzati quando, per esempio, si addormenta un mostro, si riesce a intrappolare, beh, diciamo tutte quelle situazioni in cui il mostro è inerme contro i nostri attacchi. Quindi iniziamo dai primi due, chiaramente per curarsi è la soluzione migliore, pozione e mega pozione, si possono sostituire con funghetti vari ed eventuali, scaglie vari ed eventuali, ma comunque due cose di cura bisogna sempre portarsele dietro, quindi pozione e mega pozione. Vero ne è che se voi avete 3 di salute e non avete comunque delle abilità che vi guariscono più del normale, la pozione è quasi inutile, ma se si colpisce poco o comunque bisogna essere veloci nel ricaricarsi la vita, la pozione può sempre essere utile. Quindi mettiamola nella borsa oggetti, tanto non ci costa assolutamente niente. Pillola antica è la pillola che, chiaramente, se voi avete visto il video precedente che ho fatto, se voi andate ad utilizzare un pasto personalizzato e quindi non avrete il massimo della vita e della resistenza che potete avere tramite il pasto, la pillola antica vi porterà al massimo sia la vita che la resistenza. Quindi, sempre dietro, pillola antica molto utile. Se invece avete preso e avete mangiato il piatto dello chef e quindi avete più 50 di vite, più 50 di salute, la pillola antica non vi servirà a niente, a meno che non veniate uccisi e di conseguenza al turno successivo dopo la vostra morte dovrete mangiarla per riportare al massimo sia la vita che la vostra resistenza. Fondamentale averla sempre dietro. Antilodo, non c'è neanche da chiederlo, molti dei mostri avvelenano
E sfortunatamente anche durante le nostre bellissime gite in campagna ci sono dei fiori che rilasciano pozze di veleno ovunque e chiaramente noi ci finiamo sempre in mezzo. Quindi l'antilido può essere sempre utile portarselo dietro. Nullbacca. La nullbacca in realtà è utile solo contro alcuni mostri e contro un drago anziano specifico. Quindi io me le porto dietro perché comunque ti toglie tutti i tipi di malus, o meglio alcuni tipi di malus. Quindi portarsela dietro per mangiarsela quando è utile, male non fa. Voi buttatela in borsa, che vi fa sempre bene. Chiaramente potete anche scegliere di non portarvela dietro, come l'antilodo, se per esempio andate a fare mostri che non avvelenano o non mettono status, o malus in questo caso. E di conseguenza potrete andare a sistemare il vostro equipaggiamento in base anche a soltanto il mostro, ma questo lo vediamo successivamente. Siero demoniaco e polvere demoniaca sempre dietro. Queste due si utilizzano ovviamente all'inizio della caccia, quindi quando si arriva nel territorio di caccia bisogna sempre tirare polvere e siero. Non, cioè, staccano assieme, quindi la polvere e il siero vi danno più bonus. Non, mentre per quanto dovreste poter mangiare anche se non sbaglio la pillola, quindi potreste anche fare con la pillola, ma bastano il siero e il siero demoniaco e la polvere demoniaca per avere il massimo del loro effetto. Polvere di vita invece è fondamentale quando si gioca in gruppo. Questo perché, a meno che non siate, scusate il termine, dei veneziani, ok? Quindi giocate da soli, la polvere di vita è utilissima quando si è in party, perché magari qualcuno sta venendo tartassato dal mostro o comunque qualcuno sta venendo bersagliato, tenuto sotto mira dal mostro. Prendiamo l'esempio del safigiva, che mira normalmente una persona finché non riesce a mangiarla. In quel caso la polvere di vita salva letteralmente la vita a chi è stato preso di mira dal mostro. Quindi polvere di vita anche quando si è in difficoltà, che magari non si riesce a bere la pozione o non si ha il tempo di mettere giù il bengala, qualche altro compagno si grida polvere di vita, viene utilizzata e cura tutto il party. Sempre utile, non di tanto, ma salva parecchie volte la vita. Bacelli, lampo, fondamentale sempre averlo dietro. Non esiste andare in caccia senza il bacello lampo. Io porto sempre il bacello letame dietro, lo cambio con l'urlante solo ed esclusivamente se faccio per esempio i Diablos o i Beotodus. Quindi tutti i mostri che vanno sottoterra, bacello urlante è fondamentale. Tutti quegli altri mostri, bacello letame, fondamentale portarselo dietro perché normalmente, soprattutto nelle terre guida, si incontrano più mostri contemporaneamente. Prendiamo l'esempio del Rajank che si gira tutte le mappe di questo mondo e quindi puntualmente ce lo ritroviamo tra le scatole quando stiamo magari farmando, che ne so io, un Rattalos argentato. Quindi meglio tirare un bacello letame e mandarlo via piuttosto che dover affrontare due mostri contemporaneamente. Sfera del ritorno. Questa è una sfera molto utile che magari non tutti utilizzano. Io in realtà l'ho iniziato a utilizzare da circa 200 ore. Prima non lo facevo mai. E questa sfera vi utilizza, può essere utilizzata anche in combattimento, quindi in qualsiasi momento, e vi fa tornare alla base. Quindi se dovete ricaricarvi di oggetti, se dovete ricaricarvi di proiettili, se sapete che avete dimenticato qualcosa, sfera del ritorno, si torna alla base, si prende quello che si deve, si riparte. Mega bomba botte. Come detto prima, utilissima per quando avete un balestriere in team con voi e ovviamente vi addormenta il mostro. O per esempio si utilizza una trappola, sapendo che il mostro finirà sulla trappola, si piazzano prima le mega bombe botte per il semplice fatto che una volta che il mostro viene intrappolato le bombe esplodono e fanno un danno assurdo. Soprattutto le mega bombe botte, se per caso voi non volete catturare il mostro, vengono utilizzate quando il mostro zoppica, va a dormire in tana, prima di risvegliarlo si piazzano le bombe botte, si fanno esplodere e normalmente il mostro viene shottato in quel preciso momento. Trappola scossa o trappola coperta, normalmente si portano dietro tutte e due. Io puntualmente porto dietro solo e esclusivamente la trappola scossa, questo perché sono un balestriere e già automaticamente ho proiettili paralisi e sonno dietro, quindi non mi serve mai più di tanto avere una possibilità di colpire il mostro quando il mostro è bloccato. Lo blocco io direttamente e continuo a colpirlo. O do la possibilità di colpire ai miei compagni al loro massimo della loro forma. Gli altri quattro oggetti invece che vedete dopo sono i vari talismani della forza, sperone demoniaco, talismano della difesa e artiglio della difesa. Questi quattro devono essere portati dietro sempre perché vi aumentano la difesa e vi aumentano ovviamente anche l'attacco.
Adesso andiamo a vedere un attimo come si gestiscono gli oggetti e l'equipaggiamento, e concludo ovviamente anche per quanto riguarda invece i balestrieri. Quindi dopo questo pezzettino prefinale vi porto il finale con l'equipaggiamento per i balestrieri e ci sentiamo poi la prossima volta. Bene, pezzettino semifinale, come si gestiscono i set? Beh, è semplicissimo, i set possono essere salvati un po' come più ci pare e piace. Io, come ho detto prima, uso la balestra come main, quindi normalmente utilizzo due tipi di balestre, e per due tipi di balestre, come potete vedere, cambia completamente il set che io mi porto dietro. In questo caso mi porto dietro tutto l'equipaggiamento per le sticky bomb, quindi come potete vedere posso tranquillamente metterlo all'interno della borsa senza dovermi sbattere più di tanto. Se voglio cambiare il set, semplicemente io andrò a caricarlo. Potete salvarne 10 pagine, quindi realmente potete fare un set per ogni mostro che voi andate ad affrontare nel gioco, ok? Oppure come me siete molto più pigri, io ne faccio due, mi porto dietro tutto e va bene così. Quello che vi ricordo è che i vari set, quindi tutti questi set, possono essere anche modificate la scelta rapida. In questo caso noi abbiamo impostazioni da tastiera, quindi con gli F1, gli F2 e gli F3. Io negli F3 chiaramente vado a creare, ho la creazione dei vari proiettili, nell'F4 la comunicazione, quindi anche se non siete in team vicini, voi con gli F e dall'1 al numero 8 potete comunicare o craftare tutto ciò che voi vi portate dietro nella borsa. Fondamentale sempre portarsi dietro le cose che vi interessano, e se per caso sapete che ne utilizzerete più del dovuto, chiaramente mettere in creazione in quel determinato set quello che vi interessa sugli F3. Bene, ultima cosa per i balestrieri. Come vi ho promesso, balestrieri miei, che cosa dovete fare? Semplicissimo, quando voi andate ad utilizzare un set, ricordatevi sempre di mettere obbligatoriamente le varie polveri da sparo. Io mi porto sempre dietro la 2 e la 3, non si sa mai, di solito la 3 non la uso nemmeno, quindi la porto dietro giusto per, perché io comunque uso una balestra leggera e non pesante. Quello che vi interessa sono le bacche appiccicose, noci esplosive, in questo caso tutto quello che è praticamente qui sopra, quindi dalla bacca bomba che vi dà la possibilità di fare i grappolo, alla fendibacca che vi dà i proiettili laceranti, a bacca spillo per i proiettili da ventaglio, noce drago per i proiettili drago, noce esplosiva eccetera eccetera, i vari polveri da sparo, quindi 2 e 3 per potervi craftare. Ricordatevi sempre di mettere il crafting obbligatorio per quanto riguarda i proiettili che vi interessano, che sono i prioritari, quindi quelli che utilizzerete di più sulla vostra balestra. E altra cosa fondamentale è la sfera del ritorno. Questo perché? Perché ogni volta che voi o riuscirete a mandare, quindi a far scappare il mostro di zona, non dovrete inseguirlo, ma dovrete tornare alla base più vicina, ricaricarvi di tutti gli oggetti che vi siete portati dietro e ripartire. Questo per due semplici motivi. Il primo, in ogni zona voi potrete, se avete proiettili paralisi, paralizzare il mostro, addormentare il mostro, e di conseguenza voi, magari non in ogni zona ma ogni due zone, potrete comunque dare un'apertura gratis a danni inverosimili a tutti i vostri compagni, o comunque avere, se giocate in solo, avere del respiro e quindi poter craftare, curarvi o qualsivoglia cosa vogliate fare con il mostro che è o paralizzato o addormentato. Bene, io credo di aver finito anche con questa bellissima guida, spero di esservi stato utile. So che è una guida che normalmente viene utilizzata per la gente che è nuova in Monster Hunter World, ma spero anche di avervi dato qualche spunto per chi è magari 200 o 300 ore su questo gioco e ancora oggi utilizza l'equipaggiamento, magari creandoselo ogni volta su misura per andare a caccia. Bene, con questo è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e buona quarantena a tutti, e se non vedete questo video fuori dalla quarantena, beh, siamo tutti scampati alla quarantena e al Covid-19. Ciao a tutti, buona caccia!